di tante cose, insomma, una vero, vero. persona che ha fatto bene la sua carriera, ex magistrato Bravo, della ma Procura guardarlo di così, Como. a guardarlo così si dice anche semplicemente che ha la faccia da brava persona. È vero, Quanti elogi, eh? è Vittorio Nessi è qui con noi, ora è consigliere comunale, di Svolta Civica. Buongiorno Vittorio, vero. Buongiorno ovviamente Marco, un caro grazie saluto, ma dell'accoglienza. sono Grazie felice, sono dell'accoglienza. felici, siamo È il felici. minimo. Io e Francesco che sei venuto a trovarci, perché hai, come hai detto, appunto, maestro, persona di grande qualità e anche, ovviamente, eccolo qua, il nuovo libro, Ah, che scrittore. meraviglia, Perché complimenti. dopo l'attività di magistrato ti sei messo in gioco e diciamola tutta come scrittore e come consigliere comunale. Hai preparato, hai pronto il nuovo libro, Non sono io, Vittorio. Allora, quando lo presenti, quando? Lo presenterò giovedì prossimo alla Feltrinelli, quindi giovedì alle 18, Giovedì prossimo, il quindi 14, è 14 esattamente il novembre. 14 novembre. E come ha trovato il tempo un uomo così impegnato di scrivere un libro? Perché immagino che ci voglia un bel po' di Eccolo tempo. qua. Non sono io, si chiama il libro ed è un noir. Un noir, esattamente. Il protagonista è un pubblico ministero, quindi il pubblico ministero fa il suo lavoro e che è quello di indagare. Il pubblico ministero è un uomo e quindi incontra delle donne misteriose e il senso, il filo rosso di questa narrazione è rappresentata dal titolo Non sono io, Che significa? che trova anche una spiegazione nell'epigrafe, che è una canzone di Francesco De Gregori, guarda che non sono io quello che stai cercando, e se voi pensate Ah all'implicazione beh, di certo. un'indagine, guarda che non sono io quello che mi somiglia, e queste sono le implicazioni per i rapporti con queste donne misteriose che Ferretti incontra sulla sua Ah, strada. perbacco. Curiosa, Allora, eh? questo è, diciamo, è il quarto libro È di quarto, Vittorio. sì, esattamente, E come esattamente. dicevi prima con Francesco, prima di iniziare la nostra intervista, è quasi come un parto, cioè voglio dire, come un figlio, beh, ovviamente con le debite proporzioni, Certo. sia chiaro, ci mancherebbe altro, però hai detto, mi sento vivo quando presento il libro, è bella questa cosa, Vittorio, Certo, no? Nuovi sì, stimoli anche. certamente. Si lancia verso il futuro qualcosa di te, qualcosa che viene anche dal profondo, che non necessariamente è reale, anzi si può dire che tutto quello che è scritto è vero perché è frutto della fantasia dello scrittore. Ah, Ecco, quindi perfetto. frutto della Ecco, fantasia. una cosa mi dicevi, un libro ha una sua genesi ben particolare, ben strutturata. Quanto ci hai messo e come lo hai strutturato il libro tu? Pagina per pagina, giorno per Sì, giorno? direi che ognuno ha il suo metodo, c'è chi scrive di getto molte pagine, io sono metodico, una pagina al giorno, 20 pagine mediamente al mese e un libro come questo io lo scrivo in 7-9 mesi. Beh, I quindi. 9 mesi ritornano quindi per il Per parto. esatto, beh, sì, esatto, bravo Vittorio. Ma una metodicità incredibile, cioè tu praticamente fai una sorta di compitino, mi passi il termine? Cioè Sì. ogni giorno tu ci aggiungi un tassellino? Dunque, io scrivo come se avessi una macchina da presa in mano e quindi inquadro la scena da descrivere e la scrivo. Ho bisogno nella giornata di riprendere, diciamo, l'inquadratura, quindi quando ho esaurito la parte che ho pensato, che ho sentito, a quel punto lì ho bisogno di un rifornimento di idee e quindi Passi il resto della giornata, La giornata, ma nei momenti più banali, sotto la doccia o altro, ecco, infatti, ma come esce. funziona in questi casi? Quando ti viene in mente qualcosa, Esatto, ma dove ma si no, non è che appunta? poi fai degli appunti Degli oppure appunti per le cose che ti sembrano più Ah. importanti, ma normalmente, cioè, arrivo ancora Lucidità. con quel minimo di Resta tutto lucidità. in testa e dopo Arriva si tira fuori. anche Ah. perché poi è la paginetta che va scritta. Ogni giorno Beh, paginetta mica riesamino. tanto. Ogni giorno riesamino e rilego la pagina precedente, quindi Ma quanto adattando. sei critico? Io ti conosco da tempo, voglio dire, quanto sei critico con te stesso? Io sono critico nel senso che fino a quando non sento il piacere di aver scritto così all'altezza del cuore, dei precordi, ecco, non continuo a rielaborare. C'è un Perbacco. momento in cui la scrittura ti dice ci siamo, ed è il momento in cui la senti dentro. Che bello però. Bene, allora questo no, è una genesi anche molto bella di come un ex magistrato ovviamente si è reinventato anche scrittore e lo ha fatto sicuramente
con grande successo e con grande soddisfazione personale. Siamo già, ripetiamo, al quarto libro. E sono 290 pagine, ragazzi. È un libro mica, sì, bello, bello complesso, dalla prefazione sicuramente. Lo ricordiamo ancora, il 14 di novembre alle 18 viene presentato alla ufficialmente alla Feltrinelli, esattamente. Vittorio, ne approfitto della presenza qua oggi in studio, in diretta qui a Ciao Como, diretta radio, diretta Facebook, anche per ovviamente chiederti, ma fai meglio lo scrittore o meglio il consigliere comunale? Adesso venendo alle attività di oggi, quella di IPM ormai l'abbiamo accantonata. Diciamo che sono due settori autonomi che possono coesistere l'uno con l'altro. E il consigliere comunale ha in più questo dato di approfondimento di temi che sono molto molto importanti per me, che sono i temi della città, e quindi anche questa è una forma così di partecipazione, una forma di espressione di qualcosa che hai dentro in funzione di un esito, della realizzazione di qualcosa di buono. Ecco, è difficile fare anche il consigliere comunale di opposizione, però mi dicevi, perché in effetti sì, no? Ma il sistema di legge è strutturato in maniera tale che l'opposizione debba solo controllare e stimolare, non ha grandi problemi. È vero. Questo ci sta, perché ed è giusto che chi ha avuto l'incarico di governare debba governare. Ecco, direi che a volte si sentirebbe l'esigenza che parte dell'opposizione non si limiti a polemiche sterili, a invettive fine se stesso, e per quanto riguarda la maggioranza, che ci sia maggior visione. Oggi io non vedo una visione della città per il prossimo anno. Questo l'avevi già detto anche in una precedente tua visita qui da noi. Confermi quindi, Vittorio, questo è importante. Un'amministrazione non può vivere di ordinaria amministrazione, che pure sembrerebbe anche carente, ma ha bisogno di quei due o tre progetti che ci dicano come dove andrà nei prossimi anni, soprattutto con riferimento al destino dei giovani. Non può essere una città. Ne approfitto della tua arguzia e ti chiedo: fossi stato tu al posto del sindaco attuale, qual è la tua visione? E chiudiamo così con questa tua prospettiva futura. Ma diciamo che non sarei stato io al posto del sindaco, perché il candidato era Maurizio Traglio. Sì, certo. Perché è l'uomo esattamente delle visioni internazionale, della visione del lavoro, soprattutto dei giovani. Del non considerare questa città soltanto come una città di bar, di pizza e di turismo, ma di pensare ai giovani, quindi di far tornare i giovani a Como lavorare, gli stessi giovani che se ne vanno all'estero. Abbiamo ospitato, tra l'altro, poche settimane fa anche un gruppo di giovani che volevano cercare quello di Officine Como, che guardano un po' anche al futuro con una prospettiva importante, e in effetti sì, certo, e questo è anche bello, stimolante, che questi ragazzi, insomma, estremamente giovani, cercano di guardare al futuro con una prospettiva. Questi giovani saranno importantissimi per la Como di domani. Benissimo, parole importanti, quelle del ex PM, oggi consigliere comunale e scrittore. Io voglio ricordarti in queste due vesti, e allora chiudiamo l'incontro di oggi con la copertina di Non sono io, è il nuovo libro, il quarto della serie del nostro amico Vittorio Nessi, ex PM di Como. E allora, 14 novembre, ricordatevi, presentazione alla Feltrinelli, no? A partire dalle 18. A presto a tutti. Grazie, bene, buona giornata. Buongiorno, grazie. PM, grazie, buongiorno.